Pronti per le qualifiche? Andiamo come al solito, non dovrebbe esserci probabilità di pioggia, quindi mandiamo lì direttamente in pista. Vabbè, dentro con tutto. Non dovremmo avere traffico. Vinci parte subito molto pimpante. P1, infatti, 4 decimi meglio addirittura del compagno di squadra. Si infila. Non datevi fastidio. Mauro migliora sul tempo. Verso Ferri, addirittura nel terzo settore su questo l'ha fatto meglio, ma arrivano le due McLaren che sicuramente intanto ci toglieranno il primo posto. Infatti, e Mazzo, sia Vinci che Alex si separa su queste le Vinci, perché per fortuna si mette dietro. Agatino, Fuxia e Mazzo, prima fila tutta McLaren. Agatino in pole. Boh. A questo punto andrei per fare 4 tentativi. Tanto stiamo continuando a perdere posizione. Perché tanto se abbiamo tempo. Abbiamo le gomme, quindi tanto vale, fucsia di Van Ven, ho visto. Gagne se si mette al terzo posto, bene le Red Bull. O di Van Ven che fa lo stesso tempo di Agatino. Impressionante. Tanto noi siamo nel traffico. Monaco sappiamo è fondamentale per una buona qualifica. Solo che Castella si migliora nel P1. Stanno tenendo quasi lo stesso ritmo. Nessuno dei due si migliora. Questa passa vince addirittura, ma sta 7 decimi dietro, mi migliorasse 4 decimi. Oddio, ma che terzo settore ha fatto? Si è migliorato 7 decimi. Mandiamoli in pista ancora. Tanto dubito che useremo 3 ultrasoft in gara. Quindi, se abbiamo, usiamo.
10, ok. Addirittura migliore del tempo di Van Ven. Speriamo non perda troppo nel T2. Dai, vinci, Fuxia. Forza, andiamo, andiamo. Vinci, dai che prendi la scia, un'ottima scia, un'ottima scia. Pole position. Pole provvisoria di 10. Eccellente. Siamo prima e quarto. Ottimo. Vedremo come cambierà la situazione. Piove. Questa non l'avevo vista. E allora, pole position. E fatto. Vabbè. Via ragazzi. Saltiamo un attimo. Direttamente, così. Usciranno, escono con le full wet, cosa voglio migliorare? Che deficienti. Pole position di Vinci, davanti a Ivan Ven, Agatino, Superstella, Super Seb, Mauro, Gallian, Semazo, 2 Red Bull, 2 McLaren, 2 Sauber nella top 8. Poi Rilex insegna Formula 1 Life, CX Alex, Marco Conti, Gladiator. Vabbè, direi un'ottima posizione. Sembra un che cosa dicono? Città del Capo è molto nuvolosa, non l'avevo visto. Quindi vabbè, fine qualifiche.